wanna know a secret. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius Fia, ci siamo su One Piece Treasure Cruise. Vediamo delle notizie dal 19 maggio all'1 maggio. Seafood Extravaganza, cos'è? Non lo so cos'è, però ho visto che staranno per mettere anche le aragoste, quindi probabilmente sono le aragoste. Allora, dal 19 all'1, ok, ci fa benissimo che ci sono le ogni giorno la gemma in regalo. 2 per 24 ore, lobster buffet. Andate nell'extra with double drop rate per prendervi le vostre aragoste. Mi raccomando, prendetene 5 minimo di diverso colore, perché poi vi serviranno per fare, per chi volesse fare il team Nami e Nami Vivi nell'Obon. Le aragoste sono perfette perché non hanno vita ma hanno tanto attacco. Poi dal 19 al 25 more to ok, one day of the week, any day. Quindi possiamo fare qualsiasi giorno per la Turtle Parade, però forse una volta solo al giorno. Poi dal 19 al 25 double chance level up, ok, c'è il level up aumentato. It's bonus time, extravaganza, sir, the 26 drop rate, double, don't miss. Ah, cioè sarà molto probabilmente nell'evocazione la possibilità di trovare di più il cuoco. Poi, non ci serve questo perché noi andremo a fare questo dungeon qua, ma dal 19 al 2 giugno, dal 19 maggio al 2 giugno ci sarà il drop, l'aumento aumentato del drop di recruit rare per i quicker. Ma questo qua farò il video, vedete qua che ho 46 gemme, frutti del diavolo, gemmosi, non so se sono frutti del diavolo, però vabbè. Ci sarà il retap di Edward Newgate ancora, poi Trafalgar Law, Bipo, Massacre, Mad Monk Rouge, credo si pronunci così, poi il solito Monkey di Luffy Gear Third, che per i vostri 3 perfect, e così via. Quindi ragazzi, si proverà a evocare, ma non voglio sprecare tutte le 50 gemme, perché poi ci sarà la seconda parte con Eustace Kid. Quindi, allora, purtroppo non riesco ancora a fare il terzo livello, ma il secondo si fa, che è una meraviglia. Non so se provarlo perché sarebbe una sconfitta provarlo, quindi faccio il secondo. So che magari dite, no, sei debole, abbastanza, se fa. Chi è? Ah, un cuoco. Ma noi prendiamo lui. Prendiamo il bellissimo Zoro. Solita squadra, soliti slasher, solito Arlong al 28. Solite cose. Cos'è oggi, eh? Sabato? Lunedì farò la Turtle Parade, però devo mandare... Vorrei mandare Vivin a 5 stelle, dato che non sono ancora riuscito, o mandare avanti qualcun altro. Ma è da vedere, perché sì, vivi nel 5 stelle è utile, ma sono utili anche gli altri. Ora non so la prossima volta che metteranno coso non Trafalino, Occhi di Falco, non ne ho la minima idea. Di sicuro tra un mese, di sicuro. Quindi, vabbè, c'ho tempo per livellare, tanto è al 65 di 70. Quindi, no, non ucciderlo, che spazi. Volevo tenermelo per dopo per aumentare i turni. Ma niente. Poi, fatemi anche voi sapere se avrete voglia di evocare. Io evoco sicuro, perché non puoi non evocare. No, ho fatto miss, mi sono ripreso.
Allora, lei non mi ricordo neanche, scusate, ma non mi ricordo proprio più cosa fa lei. Dopo andrò a vedere e via. Intanto in questo dungeon qua si possono prendere. È la prima volta che vedo Cavalluccio. Si possono prendere molti skillbook, cioè quelli per aumentare lo special. Sapete, no? I libri. Per aumentare lo special delle vostre unità. Non sono mai arrivato così, quindi ragazzi. Non chiedetemi perché ho tenuto Asop alla fine. Tagli un bel po', eh? Ogni turno. Ah, ok. Allora devo ucciderla. Ce la farò, eh? Sì, ce la faccio. No, lo special. Cos'è? Ah, blocca. Blocca lui per un turno. Oh, bene. Viva le carni. Sì, cioè, vi ho detto. È la prima volta che mi capita così. Però comunque è facile il dungeon. Il livello 3. Devo provarlo ancora, ma perderò sicuro, dato che ho sta squadra qua, anche con il Sanji del 2 Perfect, che aumenta del 2.5, credo di riuscire a perdere. Comunque, il bello di questo dungeon è che ti dà una barcata di esperienze. Credo che l'ultimo livello ti dia 5.008, però è l'ultimo livello. Dov'è? Io devo portare lui a 5 anche, ragazzi. Non mi interessa. Devo portare anche lui a 5. Devo portare un bel po' di persone avanti. Ma comunque. Togliti. Dov'è lei? L'ho già presa. Da portare avanti, quello sicuro, più o meno. Ma vedremo, 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 vedremo. Comunque tenetevi aggiornati. State con me. Perché poi ci sarà l'evocazione suprema. No, vabbè, si farà un po' di evocazioni. Sì, sono ancora a Lush Town, ok? Sono ancora a Lush Town. Mettono le isole, ma io sono ancora Lush Town. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.